That Donald Trump will win the Iowa caucuses. NBC News can now project that Donald Trump has won the Iowa caucus. This is the first because the big night is going to be in November when we take back our country and truly we do make our country great again. Thank you very much, everybody. Great honor. Thank you very much. Thank you. Welcome to the Oval office, come on in. ולבזרח אני איתי סבירסקי, בן 38 מתל אביב. תראה את הטירוף הזה, תחזירו אותנו למשפחות שלנו. חייבים לעצור עכשיו את המלחמה? نعم مشاهدينا كان هذا هو الولا من هنا من داخل حقا وانصافا در, در خور تحسین و تمجید Sera ben ritrovati a guerre e pace. Il ciclone Donald Trump si abbatte negli Stati Uniti. Storica vittoria dell'ex presidente nella prima tappa delle primarie repubblicane. Ne parliamo tra poco. Intanto, sono stati superati 100 giorni di guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas. Con oltre 24.000 morte e all'orizzonte non si vede una via d'uscita. Anzi, ogni giorno il conflitto si allarga. Sono tanti fronti aperti. Quello in questi giorni, forse più importante, è quello nel Mar Rosso, dove gli Stati Uniti, l'avete visto nella copertina ancora di Francesco Esposito: gli Stati Uniti hanno bombardato le postazioni di, di Yemeni, degli Yemeniti eh, uti filo iraniani, i quali appunto minacciano, come leggevate nella copertina, di bloccare il commercio attraverso il canale di Suez e il Mar Rosso. Gli ospiti di questa sera, Alberto Negri, ben ritrovato buonasera Alberto, e poi Fabio Squillante, buonasera. Squillante, direttore, fondatore, un po' tutto dell'Agenzia Nova, che vi consiglio di leggere perché se volete trovare davvero notizie diverse, un po' che non trovate nei circuiti altri, l'Agenzia Nova è un ottimo canale informativo. Buonasera e ben, benvenuto. Grazie, buonasera. E poi in collegamento Skype abbiamo Laura Silvia Battaglia. Buonasera Laura. Buonasera, buonasera. E ben ritrovata a te che insomma sei ritornata a, a casa nostra. insomma. Allora Laura, io comincerei da te no, con questa vicenda degli UTI. Eh, cosa, cosa sta succedendo perché a un certo punto gli UTI hanno deciso di scendere in conflitto? Davvero c'è cioè l'Iran come moltissimi commentatori leggono? O c'è qualche altra cosa dietro questa azione degli UTI? Gli UTI non devono essere pensati come dei burattini dell'Iran. Questo è molto importante da capire, nonostante siano stati e siano finanziati. Eh, siamo stati aiutati da un punto di vista ingegneristico ma hanno la loro autonomia hanno una visione ovviamente in linea con l'Iran hanno preso delle decisioni che in parte sono autonome e questa decisione autonoma che ha come finalità quella di legittimarsi dentro lo Yemen e fuori dallo Yemen tra eh, soprattutto le potenze del Golfo e quella di essere gli unici a dipendere di fatto i palestinesi in particolar modo i Ghazawi quindi quello che loro hanno messo in evidenza quello che loro hanno realizzato era l'ipotesi che l'Iran portò avanti all'interno della conferenza di Riyadh di due mesi fa, in cui l'Iran diceva: Se vogliamo in qualche modo aiutare la Palestina, dobbiamo impedire il commercio nel Mar Rosso, dallo Stato di Hormuz, dobbiamo bloccare soprattutto le forniture di idrocarburi, dobbiamo colpire Israele commercialmente, gli alleati di Israele commercialmente. Non se ne fece nulla, perché ovviamente per i Sauditi, per gli Emiratini. Questo sarebbe stato un problema ed è un problema economico importante, avrebbe anche alterato i rapporti con gli Stati Uniti e nel caso eliminati con Israele e dunque a quel punto si sono fatti avanti gli ulti, con la loro azione di pirateria che come si può notare da questi, questi giorni, cioè queste due settimane, di fatto sta mettendo davvero in difficoltà i paesi di quest'area del mondo, soprattutto i paesi europei. Alberto, quindi Laura Silvia Battaglia dice che eh, gli UTI agiscono anche per conto proprio, per i propri interessi, la legittimazione. Eh, nel 2001 il presidente statunitense Biden eh, tolse gli UTI dalla, dalla lista del gruppo di, di eh, dei terroristi. Oggi ha dichiarato che li rimette, quindi la reazione va Lontano dai loro interessi, se è quello di una, avere una legittimazione, legittimazione politica internazionale. Certo è che questo nuovo fronte è, è importante: dell'allargamento della guerra, che tu sei stato tra i primi a scrivere sul manifesto, che la guerra è ampiamente uscita no, dalla guerra. Cioè, anche uno tra i primi ad arrivare in mezzo agli UTI nel 2000, lontano 2008-2009. Ma mi viene voglia di dire: ma quanta pazienza ci vuole con gli Stati Uniti? Qui continuiamo a chiamare gli uti dei ribelli. Gli uti sono a Sana dal 2014, la capitale. Controllano quasi il 70% del paese. Comunque una parte dell'esercito nazionale. Hanno mobilitato nelle piazze milioni di persone. Vogliamo ancora chiamarli ribelli? O forse non è il caso di cominciare anche a dialogare con questi uti? O forse... E questo è il vero problema. Gli Utici hanno già inferto come Occidente una sconfitta, perché l'Arabia Saudita e gli Emirati hanno riempito, bombardato lo Yemen per anni, l'hanno riempito di mercenari, 30-40.000, e poi ha dovuto fare le valigie con le pive nel sacco, sostenuti dagli americani. Vatiate bene, eh? sostenuti dagli americani. Quindi forse bisognava fare tesoro di quello che era accaduto e cercare di capire che gli UTI non sono una meteora, sono il risultato della grande destabilizzazione dello Yemen, ma comunque con questi bisogna fare i conti. E qual è il vero problema in generale degli Stati Uniti e anche dell'Occidente di cui noi siamo come alleati, ma in realtà dei camerieri? Siamo andati in Afghanistan e ci siamo ritirati con ignominia. Siamo andati a bombardare Saddam Hussein, abbiamo creato la più grande destabilizzazione del Medio Oriente che non è ancora finita. Abbiamo bombardato la Libia buttando giù Gheddafi e la Libia sono due o tre paesi che non si sono ancora rimessi insieme. Abbiamo bombardato la Siria con il risultato che abbiamo fatto intervenire la Russia. Signori, questi sono i risultati degli Stati Uniti e di noi occidentali in questi anni in quella regione. Se non ci credono più, non solo l'Iran, ma non ci crede più nessuno intorno, il famoso sud del mondo non crede più a quello che gli raccontiamo, perché abbiamo portato non dei risultati, ma dei disastri. Dicevamo che volevamo portare la stabilità in questa regione e abbiamo invece portato una destabilizzazione maggiore e il seme di nuove guerre. E così, direttore, se d'accordo con Alberto Negri che gli Stati Uniti sono poco propensi, almeno negli ultimi anni, a negoziare. Le crisi, Papa Francesco diceva sempre, le guerre non risolvono mai, portano mai la pace. È il negoziato che porta la pace, che porta a fermare il conflitto, fermare la strage continua di morti. Ricordo solo ancora una volta, oltre 24.000 morti nella striscia di Gaza, una catombe. Sì, eh, io penso che per capire quello che sta succedendo dobbiamo alzare un po' lo sguardo e guardare le cose in prospettiva. Eh, nel, ne, io ricordo che all'epoca della guerra fredda tra Stati Uniti, Occidente e patto di Varsavia, Stati Uniti e Unione Sovietica, nello Yemen ci fu una guerra civile lunghissima e il nord dello Yemen, che oggi è la parte occupata dagli UTI, si separò <coughs> ed aveva rapporti forti, molto <coughs> stretti, con l'Unione Sovietica. È chiaro che in una situazione di forte eh, attrito internazionale tra le grandi potenze, questo tipo di crisi si moltiplicano. E quindi noi abbiamo la guerra a Gaza, la guerra in Ucraina, la, 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 le tensioni nel Golfo Persico, l'Iran che lancia missili contro il Pakistan e contro eh, i curdi a Erbil, eccetera. È una situazione di grande tensione internazionale che è dovuta all'attrito, per come la posso capire io, tra Stati Uniti e Cina. È la nuova guerra fredda. E questa nuova guerra fredda è stata inaugurata da Donald Trump. Come? Con la politica commerciale anticinese. Eh, noi prima avevamo eh, una situazione invece in cui... Eh, la Cina aveva una posizione di grande equilibrio e distacco da tutte le vicende internazionali e gli Stati Uniti, che invece, volenti o nolenti, la famosa superpotenza eh, malgrado se stessa, che eh, si sono impelagati in una infinita serie di guerre medio orientali. Questa cosa dal 2001 in poi, dall'11 settembre 2001, va bene? Quel, Quell'evento ha scatenato una serie di guerre medio infinita, infinite, iniziata con l'Afghanistan, che è durata vent'anni, perché noi ci, 20, più certo. di vent'anni ci siamo ritirati: una, due anni, quando è stato il eh, 2021, quindi esattamente vent'anni. Eh, eh, adesso, eh, che cosa? Eh, eh, la differenza oggi è che eh, negli Stati Uniti questa consapevolezza c'è. Joe Biden ha detto all'inizio della guerra di Gaza agli israeliani non commettete i nostri errori e lui intendeva esattamente questo, cioè non vi impelagate in una lunga serie di guerre che poi, cosa non detta, ci costringerà ad intervenire e quindi essere coinvolti in dei conflitti regionali dimenticando la grande competizione che è quella con la Cina. Questo è lo scenario all'interno del quale chiaro, noi chiaro, dobbiamo chiaro. vedere, dobbiamo leggere le cose. E da questo punto di vista tante cose poi diventano meno astruse da capire. Molto interessante la notazione che faceva Fabio adesso sulla questione della guerra commerciale USA-Cina. In queste ore a Davos sono state riconfermate purtroppo le posizioni, questo tipo di posizioni, conflittuali. E questo nonostante il vertice di San Francisco fra Xi Jinping e Biden e gli imprenditori cinesi e americani. Sembrava ci fosse un avvicinamento. Sembrava che o ci un potesse, disgelo, quantomeno. Un avvicinamento e un disgelo. Invece, complice anche la questione di Taiwan, la, la storia sta cominciando a diventare veramente pesante. Sono d'accordo. Questo è un capitolo di guerra fredda che però vede gli Stati Uniti come dire, massimamente responsabili. Perché prima dicevamo, giustamente Laura ha detto una cosa importante. Avevano, I Paesi arabi avrebbero dovuto imporre qualche sanzione anche minima a Israele, anche di bandiera, se vogliamo. No? Certo, Tra certo. l'altro, Israele, la maggior parte del suo petrolio lo prende dall'Azerbaijan, non dai Paesi arabi oggi, no? Ma questo non è avvenuto, era avvenuto nel 73, Beh, con la guerra del Kippur. C'è il patto di Abramo sotto. C'è cioè. il patto di Abramo sotto Beh. e gli Stati Uniti. Non hanno mai chiesto una volta di cessate il fuoco, continuano, hanno varato 14 miliardi di aiuti ai militari a Israele e, vengono, e vanno anche in giro a dire che vogliono la pace. Laura Silvia. Ma io direi che una cosa interessante è sicuramente cercare di capire tra l'altro dove si vuole arrivare con le sanzioni e le nuove sanzioni e il fatto che gli UTI sono stati messi nuovamente nella lista dall'amministrazione Biden c'è una discussione Dei è in corso eh, tra l'altro anche nel mondo umanitario se, cioè, se queste sanzioni che eh, vogliono imporre tra l'altro che non saranno attive nell'arco di 30 giorni quindi verranno attivate dopo un mese, avranno la capacità di piegare almeno finanziariamente gli uti. Eh, C'è da dire che eh, gli uti eh, eh, lavorano moltissimo sul piano interno cioè hanno un mercato nero gigantesco eh, giusto per far capire come funziona la Редактор субтитров А.Семкин Certamente hanno le loro ragioni all'interno di, di quella guerra, ma hanno imposto un controllo capillare del territorio, eh, taglieggiano di fatto la popolazione. Questo lo posso dire pienamente e potrei raccontare anche dei dettagli del mio ultimo viaggio in Yemen di un, un anno fa, francamente. Quindi, diciamo che hanno anche la capacità di potersi sostenere internamente. In più, la capacità ingegneristica che si dice, eh, gli americani dicono, che provenga completamente dall'Iran, anche questa. È una cosa abbastanza falsa, nel senso che l'Iran fornisce elementi che vengono implementati sia di natura ingegneristica quindi un know-how ingegneristico sia anche dei pezzi eh, di droni dei pezzi fisici di missili che vengono poi assemblati dei GPS che rendono le bombe intelligenti ma poi tutta la capacità è interna cioè gli Yemeniti sono una popolazione abituata con il poco sono in grado di creare una nuova macchina con elementi eh, per esempio assemblati dalle guerre di 40 anni fa che sarebbero dei 14 invece diventano qualcosa che funziona. Quindi... Questo discorso è molto importante perché io credo ci sia anche una sottovalutazione assoluta degli UTI, che è una sottovalutazione che risale a dieci anni fa e che in parte continua anche perché eh, diciamo, la geolocalizzazione dei, dei, eh, diciamo, delle rampe di lancio dei missili, la geolocalizzazione delle navi non sono complete da parte degli americani, ce l'hanno ammesso anche loro stessi. Sì, certo, sarebbe stato distrutto il 30% di queste strutture, gli UTI dicono che ne hanno ancora, magari è... Eh, propaganda, ma magari, possibilmente per il 50% anche no. Quindi io credo che eh, la cosa più saggia da fare, davvero onestamente, sarebbe favorire un cessato il fuoco in Gaza. Yeah. Invece si va avanti e si va avanti allargando questo conflitto esponenzialmente ehm, ecco, per renderlo anche più grave e più, eh, più forte e più intenso. Tra l'altro c'è anche il fronte, ne abbiamo parlato altre, in altre puntate con Alberto e con altri ospiti, anche il fronte libanese con gli eh, Hezbollah, anche lì sciiti, filo-iraniani. Ma insomma, voglio tornare però a una cosa, voglio appigliarmi a una cosa che diceva prima Fabio Squillante, che que, tutto questo caos internazionale e medio-orientale comincia con Donald Trump. Io ci aggiungo anche un altro elemento a quello che tu hai detto prima, anche quando ha strappato l'accordo di pace firmato da Obama con il regime degli Ayatollah iraniani adesso l'abbiamo visto nella copertina iniziale nostra no? Donald Trump sembra lanciatissimo sicuramente lanciatissimo per la vittoria nelle primarie repubblicane e i sondaggi ad oggi lo danno anche vincente nella corsa alla Casa Bianca questo scenario queste guerre mi riferisco a questa mediorientale e ci aggiungo anche quella ucraina con l'eventuale eh, eh, reingresso di Donald Trump alla Casa Bianca Cambierà qualcosa? Proviamo a immaginare un po' il futuro anche per appigliarci a qualcosa per vedere la fine, la luce in fondo al tunnel di queste guerre. Sì, cambierà sicuramente. Io vorrei dire solo puntualizzare una cosa. Eh, questa, questa infinita serie di conflitti, eccetera, non è iniziata con Donald Trump, è iniziata l'11 settembre 2001 certo, certo, con certo. l'attacco alle torri gemelle. Ricordo anche che l'attuale conflitto, la guerra a Gaza, non l'hanno scatenato gli, gli Stati Uniti, no, ma Hamas. E, e, e Hezbollah colpisce Israele non perché sia stato attaccato, ma per una sorta di eh, è solidarietà è nei di confronti una, dei... Benissimo. Una prigione a cielo aperto, sono Certamente, voluti... però comunque, è un conflitto che va avanti da 70 assolutamente anni. Assolutamente, è un conflitto che va avanti da 70 anni che guarda caso si accende adesso. Quello che ha fatto Donald Trump è iniziare la competizione forte con, la, con Cina. la Cina non una competizione armata attenzione certo, ha certo. iniziato una, un confronto commerciale ecco Donald Trump uh, di nuovo al potere negli Stati Uniti esattamente l'atteggiamento americano Cambierà rispetto ah, a queste secondo, guerre? Secondo me sì. Innanzitutto, in che senso? innanzitutto dobbiamo ricordare che appunto, per quanto riguarda il Medio Oriente almeno, Donald Trump cercò di arrivare alla pace tra arabi e israeliani con gli accordi di Abramo e sicuramente tenterà. Funzionante iraniana però, quindi una pace allora, rischiosa in funzione, comunque. In anti-iraniana sicuramente, eh, però comunque risolvere il conflitto arabo-israeliano significherebbe eliminare... Un, un punto di tensione pluridecennale che forse è il più forte di tutti in quell'area del mondo. Comunque lui ci ha provato e alcuni accordi sono stati fatti, non, non sono stati completati. Non pochi hanno sostenuto che la guerra a Gaza sia iniziata per impedire che l'Arabia Saudita aderisse agli accordi di Abramo. Comunque io ritengo che Donald Trump, una volta, se dovesse mai arrivare alla Casa Bianca, e poi vediamo se avrà la possibilità, cercherà di fare la stessa cosa, e cioè portare l'Arabia Saudita negli accordi di Abramo. Ci riuscirà, questo naturalmente è un grande punto interrogativo, ma per quello che riguarda l'altro conflitto di cui parlavi, e cioè l'Ucraina, lui più volte in campagna elettorale ha detto che se fosse eletto Presidente la guerra in Ucraina si concluderebbe in una settimana. Ed è possibile come? Chiudendo il rubinetto delle armi. È una cosa brutta da dire? Assolutamente sì. Perché Alberto, la Russia resterebbe in, in possesso. Su Trump e l'Ucraina sono d'accordo, su Trump e il Medio Oriente no. Trump ha creato questa situazione, ha riconosciuto Gerusalemme capitale contro ogni risoluzione dell'ONU, ha rotto l'accordo firmato da Obama sul nucleare, ma soprattutto... La politica americana di questi anni, al di là di Trump, ha portato un paese, la Turchia, membro storico della Nato, schierata sulle posizioni dell'Iran sulla questione di Gaza. Oggi il fronte occidentale si sta disgregando dall'interno, non più dall'esterno. Laura Silvia, battaglia per concludere? Per concludere direi che la politica di Trump per quanto riguarda il Medio Oriente è in continuità alle precedenti e non credo, al momento in cui siamo, che eh, si potrà eh, dire che gli accordi di Abramo sono prossimi a venire. L'Iran e l'Arabia Saudita non sono mai stati così vicini come adesso. Grazie, grazie Laura Sivia Battaglia, buon lavoro, grazie a Fabio Squillante e complimenti ancora per l'Agenzia Nova. Con Alberto ci vediamo mercoledì prossimo, grazie a voi, vi lasciamo per segni di speranza, ritorniamo in Ecuador dove ci sono buone notizie per la crisi che si è aperta appunto una settimana fa. Buona serata a tutti. Una buona notizia per l'Equator, sconvolto dalle violenze delle bande di Narcos. Guerra e Pace ne aveva parlato la settimana scorsa, quando i gruppi armati erano scesi in guerra contro il governo del presidente Noboa, dopo l'annuncio di un inasprimento delle misure contro i cartelli della droga. I criminali rivolti nelle prigioni avevano sequestrato oltre 200 persone tra poliziotti e funzionari carcerari. Ora l'incubo finalmente è finito. Tutti gli ostaggi sono stati liberati e la polizia è riuscita a riportare l'ordine nei penitenziari. In diversi casi, come nel carcere di Esmeraldas, la mediazione della Chiesa Cattolica è stata decisiva per evitare ulteriori violenze un piccolo seme di speranza che sostiene il cammino di chi cerca la pace per l'Ecuador, diventato snodo cruciale della cocaina prodotta dai vicini Perù e Colombia. Il sogno, il sogno, il sogno, il sogno.